Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa. Questa volta spesa di più e acquisti Prodet e incominciamo subito. Partiamo dagli acquisti fatti al Prodet, che è una sorta di acqua e sapone che c'è di fianco al di più. Ho preso un dentifricio AZ 3D White 3 in 1 sbianca, rinforza e protegge, questo qui della Z. Poi ho preso un tronchesino della Cobb, un tronchesino unghie, per le unghie dei piedi o le unghie incarnite. Ho preso la cera emulsio specchio. Al Prodet hanno delle promozioni per cui se comprate al di più un tot di spesa vi danno un buono di 15 euro su una spesa da 30 e conviene per fare appunto una scorta di beni per la casa, beni per l'igiene, eccetera eccetera. Quindi vado spesso al Prodet per questo motivo. Ho preso la cera depilatoria brasiliana, quella senza strisce della Vestalia, il Colgate Total Original, due confezioni di Fresh and Clean, quello la ricarica super convenienza, il detersivo sole dei neri, dei capi scuri, il balsamo dei provenzali con semi di lino districante per capelli tinti e spenti, due shampoo antiche erboristeria, shampoo sebo regolatore all'ortica per i capelli grassi, io lo adoro, lo uso da tantissimi anni. Poi questo qui che è l'ammorbidente soft, della marca Soft, ammorbidente concentrato, all'argan. Poi una tinta per capelli di Frank Provost, questa qui, il colore nero ebano. Due smalti, questi qui sono due smalti della Essence, uno è quello trasparente della linea Shine Last Go, che è il numero 01, e poi questo rosino carinissimo, che è il numero 05 in Sumitasa Candy. Poi, immancabile Nivea, questa qui corpo, la fluida, io l'adoro, continuo a ricomprarla e mi aiuta tantissimo. Questa è quella per la pelle secca e molto secca. Colluttorio della marca Dentask, zero alcol. Questi croccantini special dog, pollo e arance, che piacciono un sacco ai miei cani. Poi due confezioni di Nuvenia, una confezione di cerotti impermeabili. Passiamo ora agli acquisti alimentari, quindi agli acquisti fatti al di più. Abbiamo preso due sfoglie per le lasagne, la marca è Voglia di Sfoglia, dei cuori di porro, il salame, quello salamino, poi frollini uova e latte, cuori di sedano, caffè rosso classico, latte senza lattosio scremato, parzialmente, le mele Fuji, la maionese leggera senza grassi, lo yogurt greco Clizia al caffè, zero grassi, lo yogurt greco alla vaniglia, zero grassi, grano padano in scaglie, questi stick per cani fatti così e anche i bastoncini sempre della marca Pollo, tavolette BC, schiuma da barba Nivea Sensitive, questo non mi ricordo se era Prodet ed è finito qua dentro, i patte per cani, ci sono questi di Apollo Ragat, questi di 101 Dog al manzo e questi di 101 Dog alla selvaggina. Poi questi erano sempre del Prodet, dei nitovaglioli bianchi, soft flower, e la carta igienica pura. Poi ho provato a prendere per i miei cani questi biscottini artigianali per tutte le taglie, che effettivamente dagli ingredienti non contengono zucchero, quindi dovrebbero essere buoni. In super offerta c'era la Fiesta e appena l'ho vista mia mamma mi ha incitato anche a prenderla, perché quando gli dico che una cosa mi piace lei non è che dice di no, sei golosa, mi incita a comprarla. E poi sono tornata bambina con i Kinder Delice. Ho voluto provare a prendere questi qui che sono i triangolini di legumi bio, senza glutine, giusto così per qualche snack nervoso, per non prendere troppe calorie a caso. E ho controllato e hanno degli ingredienti abbastanza buoni. Ecco, questo è per mia mamma, si è presa i pick up, sono i suoi biscottini col cioccolato preferiti insieme agli Oro Choc.
Vitamina D e vitamina C. Per fare i dolci, il cremor tartaro. Poi questo formaggio qui che è un caprino di latte vaccino. Ok, fatto così. Il sale grosso e i grissini torinesi. Poi ho preso le clementine, abbiamo preso le clementine, due confezioni di funghi, non so per farci cosa. Poi di salumi abbiamo preso il salame Milano e la mortadella, i cracker salati. Poi abbiamo preso il prosciutto crudo, tre zucchine, la mozzarella, il prosciutto cotto, il galbanino, cioè che è il formaggio a pasta filante che come il galbanino è buono uguale, lo mangio da anni, i limoni, altre clementine e le arance. Questa era tutta la mia spesa, spero di avervi tenuto compagnia, fatemi sapere cosa non può mancare nella vostra e se ci sono qualche prodotto che in comune che comprate anche voi. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!